girmola, può sentirne l'aroma. Prima di fare un giro più approfondito, ti porto a fare un tour della spa. La prima cosa fondamentale è bere un bel bicchiere d'acqua o una tisana. Come puoi vedere, qui ci sono due diverse acque aromatizzate e una bevanda calda fra cui scegliere. Ci sono tre stanze dedicate a tre stimoli olfattivi e tattili differenti: la lana, il fieno e il cirmolo. La prima è la stanza dedicata alla lana. Camminiamo invece poi verso la stanza dedicata al fieno, che sarà approfondita più tardi. In seguito ti porto nella stanza in cui puoi sentire l'odore del cirmolo. Questa in particolare è dotata di letti ad acqua. Qui vedi invece una delle saune, quella più leggera, ad una temperatura di 65 gradi, caratterizzata dal tema dei fiori. Queste due piccole vasche che vedi servono a intraprendere il percorso GNEIP. Esso si basa sull'idroterapia. Alla base di questo percorso sta l'immersione rapida e alternata in vasche di acqua calda e acqua fredda. Si inizia sempre con l'acqua calda e si finisce sempre con l'acqua fredda. Questo percorso porta benefici, in particolare alla circolazione sanguigna. Qui zona in cui ci sono queste due vaschette con nocciole di ciliegia. La tradizione vuole che lì fra le mani per fare un bel massaggio. E qui un naturale massaggio alla pianta dei piedi, che è una zona del corpo molto 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 delicata ed estremamente trascurata.
semplicemente inserire i piedi o stando seduti comodamente sulla panca o per un massaggio un po' più intenso, anche stando in posizione eretta. La scelta sta a chi lo esegue, su se stesso. Qui siamo nella stanza al Cirmolo, può sentirne l'aroma, con dei letti ad acqua. Il letto d'acqua è personalmente una delle cose che mi rilassa di più, e i letti ad acqua, appunto, oltre ad avere un suono rilassantissimo, permettono al materasso di adattarsi perfettamente alla forma del corpo. Inoltre, il caldo del materasso sarà molto piacevole per il corpo. Come senti? Il tutto sarà accompagnato da questa musica super super. Questa è la stanza del fieno. E qui c'è scritta la spiegazione. Già in passato i contadini dei Masi avevano scoperto gli effetti positivi. Il fieno favorisce il sonno e aumenta il benessere. Ha un effetto tranquillizzante, allevia il dolore e può aiutare nella cura dei crampi in caso di difficoltà digestive, stanchezza mentale e fisica. Inoltre aiuta a combattere i reumatismi e la gota.
spero.